Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questa quarta puntata della serie Nostalgia Italiana. Allora, ho tagliato questo albero qua e adesso taglierò anche il ciocco, così perché mi dava fastidissimo. Poi, adesso vi faccio vedere quante aggiunte ho fatto. Ho ricominciato la partita per togliere quella luce che c'era, che non arrivavo a trovare, eh. E seconda cosa, l'ho ricominciata perché avevo provato a mettere le cipolle, le carote, ma ero riuscito a metterle, ma il gioco andava lento, non so perché, quindi ho lasciato perdere, però comunque avevo già ricominciato la partita. Mi si è tolta la luce. E è meglio così, insomma. Qua ci ho messo tutte le luci che si accendono quando accendo quelle vicino la stalla lì, praticamente le accendo tutte perché le ho attaccate tutte in serie, tutte queste. Perché quelle che si accendevano di notte non, cioè facevano luce ma mi facevano un quadrato strano. Allora ho deciso di mettere queste che sono bellissime. Molto belle. Bene, allora ho aggiunto. Cioè, troppo bello. Per aggiungere queste io non faccio il tutorial perché credetemi che, cioè, ho dovuto fare. Cioè, ho dovuto importare l'ID3 interamente della Wall Farmer. Perché se estraevo questi con tutti i file, mi venivano trasparenti. Non c'era verso di avere le texture. Ho dovuto importare tutto l'ID3, praticamente tutta la mappa. Lì sì, perché l'ID3 è tutta la mappa. Dentro la mappa che sto giocando, estrarre questi qua, questi due qua, e posizionarli. Una volta estratti è tutto, è messo i PS che sono tutti i PS, i pallet che sono tutti in giro in quella mappa, ho cancellato tutta la mappa restante e mi sono rimasti finalmente così. Allora, abbiamo il lava patate. Vedete? Lava patate. Il lava barbabito da zucchero. E il bollitore delle patate lavate. Eccolo qua, che ci va water, le patate lavate e fa steaming potato. Fa tutto in bancali. I bancali li vado a vendere in un posto dove vendo tutti i bancali, praticamente. Sono abbastanza redditizi. Altre cose che ho aggiunto. Ah sì, ho cambiato la produzione di pallet e posso produrre sia pallet che li ho trovati anche questa una Val Farmer che comincerò una serie anche lì perché è molto bella la mappa. Questo qua è produzione di pallet. Non so perché lo schermino gira qua, forse fino a che non si accende gira. Non lo so perché. Comunque funziona, perché basta andare vicino, vedete che funziona. Quindi qua la produzione di pallet, che quello di prima era un po' bruttino di texture, era enorme, bruttino di texture. E qua ho la produzione di devo portare l'acqua, sempre board pallet anche devo portare anche gli empty pallet che vengono forniti da quella lì. E produco i pallet di carta.
che nell'altra mappa servono per altre cose, ma per adesso qua li vendo. Ok. Poi pian piano, con l'andare avanti, cercherò di inserire le serre di quella mappa là, e qualcos'altro. La Compost Master la metterò anche quella, anche se ho quella lì che mi fa del compost, ma posso portare solo liquid manure, quindi siccome è importante liquid manure per il gioco, sì, mi piacerebbe portare wood chip, no? Allora metterò anche il Compost Master che lo accetta. Ho messo la benzina. Ho trovato questo qua sotto consiglio di un mio iscritto, che lo ringrazio, che non trovavo, non riuscivo a, se lo estraevo dalla mappa dell'altra serie, non riuscivo a metterci la benzina dentro e tutte queste cose qua. Questo qua praticamente è la benzina che viene prodotta dalla raffineria. Una parte la vendo e una parte lo metto qua per fare benzina gratis. Ok? Poi basta, non ho aggiunto altro. Sì, poi basta, non ho aggiunto altro. Adesso farò anche un po' di missioni e farò un ringiovanimento del parco macchine. Comprerò due Ford di quelli vecchi, sempre anni 70, che sono, ragazzi, scaricateli perché sono fantastici. Tutti quanti proprio, tutti fatti benissimo. Sono questo qua, questo qua, questo qua, questo qua, questo qua, questo qua, quelli con le gomme uguali, che sono carini anche quelli, però sì, sono un po' po abbastanza potenti per quell'epoca, eh. Sì, il massimo è 185 questo qua. Poi comprerò, non so perché, i 40 Air serie a 75 cavalli, e anche questo a 75 cavalli, non lo so. Dopo questi li comprerò più avanti perché non sono anni 70. Comprerò lo Steyr che è anni 70. Vediamo come sono i Renault. Vediamo anche un po' gli Zetor. Questi qua ormai sono vecchi. Poi arriveremo agli Axion, questo qua, il Fendt, che è anni 80 però, il Fendt e i John Deere li compreremo negli anni 80, questo qua negli anni 70, poi che dire, ho comprato questo per intanto perché mi serviva uno che aveva un po' di cavalli. Per trainare la botte del fuel che l'avevo noleggiata. Ok, questo ha 125 cavalli, finalmente mettiamo 150. Poi compreremo i Same negli anni però 90, penso 80, sì, 85-90 penso che siano, e basta. E dopo arriveremo agli Zetor, alle cose recenti. Allora, adesso io volevo, qua non so perché mi si è ribaltato questo. Vabbè, lo metterò a posto. Anzi, lo metto a posto adesso perché non mi piace vederlo lì. Ragazzi, questi trattori qua purtroppo hanno pochi cavalli. Aspettate che abbasso, scusate. Hanno pochi cavalli loro, ok, va bene, però cavolo, hanno anche poco peso davanti. Infatti io volevo modificare i due pesi che ha da 600 e da 400, modificarli in modo che siano almeno da 1000 kg, cioè roba così, perché veramente
Questo è questa qua con il coso non funziona bene. Cioè si impennano come niente. L'altra volta sono andato a prendere con sapete quelli che si caricano con la spondina, che si caricano col sollevatore. Ho caricato dentro di obon un palle da 2000 di semi. Porca miseria, mi si impennava. Cioè sono troppo leggeri davanti. Quindi farò quella cosa lì prima di venderli. Questi qua li tengo per fare cose qua in farm, per spostare, per pulire, magari per fare dei campi piccoli anche. Allora mettiamo a posto anche questa. E porca vacca, finalmente ce l'abbiamo fatta. Quella là mi sa che la lascerò, boh, non so. No, ma l'avevo prima caricando le legna, l'ho caricata a mano. Ok, allora io direi di allora o mandare avanti il giorno, che ho anche la lana in promozione. Beh, intanto puliamo le zone qui che sono sporche. Le puliamo con il grande Universal, fatto benissimo questo trattore. Lo uso ancora per un po' perché poi lo venderò, quindi usiamolo per fare queste cose qua, perché poi terrò i Fiat per fare queste cose qua. Ok, uno di qua, perché c'ha anche le marce, questo è carino. Quasi quasi gli copio le marce anche per i Fiat. Gli metto le marce di questo, tanto come cavalli sono molto simili. Ok, puliamo bene, se no non producono. Questa mappa qua mi piace tantissimo, cioè veramente è piccola, però con tutte le aggiunte che le ho fatto è fantastica. Prima di lavare le patate, prima di fare, ce ne vorrà tantissimo tempo. Quindi ho a che fare per un bel po'. Ok, pulito anche le vacche. Adesso questo lo lasciamo qua perché passata la notte avrò subito da pulire di nuovo. Lo lasciamo qui. Guardate che bello che è, cavolo. Sono fatti benissimo. Peccato che hanno pochissimi, ma veramente pochissimi cavalli. Questi qua io li avevo tolti da qua, perché sono tornati qui. Vabbè. Bene. Allora adesso io direi di cazzo, non so cosa fare. Questo qua gli metto una targa, anche qualcosa, perché dietro è un po' spoglio. E metterli a posto gli IC, che non funziona. Qua ho preparato questo, ma di notte non vedo un cacchio, aspetto domani. Boh. Allora, sì, vendo questo. C'ho ancora un po' di... Vediamo se arriviamo a buttarglielo con la pala. Vendo questo perché è bello, fatto bene.
Però devo guidarlo in retromarcia per prendere sulla roba, quindi al volante contrario. E poi volevo usare il Fend, quello che ha, quello senza il cofano, che alza tanto peso perché ha tutto il peso dietro. Non so se è il 380 LSA, se vi ricordate qual è. Vediamo se arriviamo a buttare dentro con questa. Speriamo. Raddrizziamo un po'. Sì, riusciamo. Bene. Quindi questa qua la vendo subito. Garage. Vendiamo subito. Devo cambiare anche la trebbia. Sì, devo cambiare un po' di cose. Anche la benda insieme, no? Sì. Ok, allora vediamo al momento gli animali come sono. Ok, manca paglia, però quella per intanto la metto dentro. La metto dentro con scherzetto, perché non ho un campo pronto. Vedete qua quanta roba ho, vedete? Quelle lavate, vedete? 6.000, 4.000 bancale, c'è un casino di soldi, eh. Qua sono tutte le cose che devo ancora mettere. Qua metterò le api. Madonna, quanta roba faremo, veramente. Questa qua sarà, secondo me, ancora più bella della prima serie. Allora, cosa devo fare adesso? Porca miseria, mi dimentico sempre. Allora, ah sì, latte. Ah, mezzanotte e 20, quindi posso portare l'acqua. Ho 82 di latte, quindi portiamo acqua e latte. Allora, portiamo metà latte. Lo portiamo con questo. Dovrebbe riuscire a tirare abbastanza. Che palle però che non rimangono bloccati gli IC. Io boh, in tutti gli altri che avevo nell'altra mappa rimanevano aperti. Sì, come E non so qual è il per modificare per farli rimanere aperti. Ok, una pesante. Portiamo acqua, lì della soia milk, anche se staremo un bel po', perché qua non è che abbia una super botte. Per quello volevo passare anche agli anni, gli anni 70, a fine anni 70, inizio anni 80, perché volevo cambiare anche un po' le botti e tutte queste cose qua. Questa qua è degli anni, anzi non è degli anni, è rattappezzata. Allora andiamo nel nostro trigger che ho messo, così non paghiamo l'acqua. Ah, accendiamo i fari. Ok, ci rivediamo quando è pieno, perché sta un po'. Eccoci qua. Vedete che ho l'off tank stelle che vi dicevo prima. Carburante 1128 per il momento, cioè 1128 litri per intanto va più che bene. Mi stanno 100.000 dentro. Poi qua ho la sugar bed washed. Qua il potato washed, qui il streaming potato, qui il soya milk production, adesso andiamo a riempire, biodiesel refinery, qua abbiamo la factory e la produzione di board pallet,
questa factory è la Molkerei, che abbiamo la produzione di formaggio e latte milk. Dobbiamo portarci il latte. Qua abbiamo sì, quello che produce liquid fertilizer e compost, portando liquami. Qua abbiamo i due pallet production, uno che fa i pallet e l'altro che fa i pallet di carta. Quindi abbiamo tutto sotto mano quando inseriamo tramite GE, no? E quello è il bello. Se invece mettete i piazzabili, c'è un modo per inserire anche quelli nel Move 2 lì, ma non ho mai capito. Ci ho provato nel 15, ma non, che poi non tira. Oh cavolo, su 110 o 90 qua, cavolo. Mi tocca prendere un altro trattore dopo. Mi piaceva usarlo, ma porca miseria, mi tirerei su 2 cavalli io. Una burattina. Giusto che arrivi a 120 almeno, 130. Là ho quella che crea i sacchi, vedete, lo lascio lì, che ho così vicino i pallet quando li compro. Ho riempito il carro di sacchi a manetta. Adesso questo qua però va male da entrare lì, cavolo. Ma va veramente male. Questo qua va veramente male da sterzare. Neanche con l'aiuto della... è meglio fare a mano. È meglio fare a mano. Sì. Stressiamo tutto e chiuditi, cazzo. Incredibile, ragazzi. È che vi ho fatto vedere tutte le cose, però cioè una puntata. Quando entro, ecco che sono entrato finalmente. Porca miseria, va male perché non so cos'ha il come chiamarlo, il dolly, che ha qualche problema perché non risponde bene. Allora qua abbiamo 15.000 di soia, ancora 3.000 da portare. Poi dobbiamo portare un po' di benzina. Porca miseria, non ne ho di benzina. Vabbè, riempiamo quello che abbiamo e poi porterò più milk dall'altra parte. Ok, 18. Via, andiamo a riempire di nuovo. Portiamo ancora uno. Finalmente è andato via quel cavolo di luce. Non metto più la Dark Knight, neanche per idea, che per colpa di quella mi aveva fatto quella luce che ho risolto solo senza sapere, ricominciando la partita. Sì, in teoria dovrebbe essere andata via perché non
c'è quella luce che c'era, sembrava lui quando c'è la luna piena proprio, ma piena piena. La ciò che riempie, ragazzi. Eccoci qua, ragazzi. Comprato un altro carico. Oh, suoti? Sì. Manovre qua. Allora dopo abbiamo acqua, va via molto veloce, quindi dobbiamo portarne un bel po'. Che bello che il latte qui non ci va, è vero? Qua produce latte di soia, quindi il latte lo portiamo tutto laggiù e magari un po' lo vendiamo. Allora, 36, portiamo ancora un carico e poi ci dedichiamo al latte. Boh, non vi faccio fare la strada al carico, così recuperiamo un po' di minuti. Eccoci qua, allora ho cambiato trattore, che sarà quello che venderò, penso. Porca miseria, l'ho presa un po' larga, Madonna santa. Anche se è fatto bene, perché comunque ha il plug spec. Cavolo, neanche questo va su. Pesa sto carro. Questo c'ha un 143 cavalli e va su come quell'altro. Madonna santa. Cosa ci vuole per tirare 18 litri d'acqua? Cavolo, pesa 200 cavalli. Dicevo, è fatto bene, anche molto bene, però comunque è vecchiotto, quindi sì, si vede un po' i colori, un po' così, un po' rattappezzato, quindi prenderò un bel Ford al posto suo, che comunque ha la sua età, però sono messi un po' meglio. Ho una buona offerta da un amico qua. E poi questo qua ha il problema che quando lo metti a lavorare da solo lo senti fino in Calabria. Che lavora, non arrivo a togliergli tutto quel rumore che ha in giro a lui quando lavora. Ok, adesso andiamo indietro, no, così, così. Porca miseria, oh, guarda che questa è. Entra in qualche modo. In qualche modo entra. Vedete che anche i fari un po' giallini, tipo quelli vecchi, cioè fatto bene. Ha i pesi nelle ruote, bei cerchi, ha la targa, si muove il cardano, si apre la porta con 7 quella a sinistra, con 9 quella a destra e 8 quello del keypad, la finestra dietro. Sì, non è fatto male, però è ora di cambiare, no? Poi rimaniamo un bel po' su quelli fatti bene, rimaniamo un bel po' su quelli. Speriamo che abbiano il dir. Ma penso che non li abbiano rovinati senza dirtelo.
i Ford, anche perché comunque hanno la base del Ford originale del gioco, diciamo il telaio centrale, poi tutto il resto è tutto bello fatto nuovo, però diciamo dove c'è l'attacco, il sollevatore, tutte quelle cose lì è tutto preso da anche un po' il tetto, i fanali dietro, da quello originale, quindi penso che il dir ci sia. Ok, allora adesso siamo già a 30 minuti, quindi io direi di andare a vendere questo trattore qua, così vi faccio vedere il trattore che compro e poi continuo off camera a mettere a posto qua il giardino con quell'albero lì che ho tagliato e tutte quelle piccole cose lì. Intanto lo mettiamo qua, andiamo a venderlo in concessionaria perché così mi danno un pelin di più, anche perché qua i soldi, sì, non è che il milione che avevo preso con le monete se n'è andato velocemente, quell'acquisto di molti animali, ma molti animali. Cioè, molti. Gli animali costano. Poi li ho presi senza andarli a comprare là, a andare su e giù, quindi alla fine li ho pagati un bel po'. Anche perché comunque un milione non mi andava di tenerlo così per spenderlo, cioè, se no avevo già tutto subito, alla fine. Ho speso tutto per gli animali, che è quello che si vede meno, diciamo, del gioco. E così mi arrangio a fare le altre cose, insomma. Spegniamo. Andiamo dentro qua. Tac. Vedete, configura, potete avere il colore. L'aggancio frontale no, se vedete sì, no, questo qua vi cambia l'anteriore, tipo, invece di avere le luci così vi mette il sollevatore in mezzo, le luci qua è un po' più bellino. Ok, quanti cavalli ha per curiosità? Ah no, 121, pochi più di quelli là, proprio faceva fatica. Vendi. Ok, adesso prendiamo. Io boh, devo portare ancora quelle barre lì. Prendiamo. Sì, vedete, al praticamente il sotto di questo blu, però. Cioè, praticamente. No, neanche questo blu. Ce n'avevo uno blu. Devo tornare a scaricare. Prendiamo quello più potente, l'8830, 185 cavalli, agganci front idraulic, io direi, e configurazione ruote pneumatici larghi, io direi. O se no, queste cose qua le mettiamo nel nostro garage, che non paghiamo la commissione, così vediamo anche com'è così. Allora, così ha il bloccone lì davanti e poi cosa non ne abbiamo messo? Ah, le ruote larghe. Ok, vedete? Cioè, è fatto, cioè stra bene, ha gli IC. Vediamo se da fuori si può fare qualcosa. No. Ha gli IC, quindi da dentro aprite la porta, finestrino, lunotto, l'altro finestrino,
Vediamo se sopra, qua dietro, no, sopra non si apre nulla. Cioè, anche gli interni sono molto molto belli. Questi qua è veramente un pack che merita veramente tanto. Fanaleria molto bella, fatta bene, non troppo grande, le luci. Dove sono quadrata è quadrato, dove rotondo è rotondo. Molto bello, sono contento. Questi qua iniziano a piacermi. Manca lampeggiante magari, però guardate le ruote che belle anche, ben fatte. Adesso mettiamo quelle larghe e li mettiamo anche l'idraulica davanti. O no? Sì, dai, mettiamo anche l'idraulica e magari gli mettiamo un bel peso. Allora, adesso andiamo nel nostro garage che vediamo un po' le differenze. Che bella sta mappa qua, mi piace da morire. Ho preso una scatola per sbaglio. Mettiamola là dentro con le sue con delle buone modifiche. Questa mappa qua è fantastica. Allora, vediamo quanto mi costa adesso. Vedi, mi costa, io avevo 11.500 il front idraulico. No, lasciamolo senza, mettiamo i pneumatici larghi e basta. Quando mi servirà da mettere il front, l'idraulic, glielo metterò. Guardate che bello. Adesso me ne compro due di questi. E allora. Ok ragazzi, dai. Penso che possiamo salutarci qua. Magari vi metto in descrizione il mod pack di questi Ford qua. E ditemi la vostra di come. Questo l'ho messo storto, dovrei metterlo un po' più dritto. Di come vi sembra la mappa. E la serie, commentate, iscrivetevi, mettete più like possibili e niente, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ciao ragazzi.